Bentornati nello sfavillante canale Annalisa Superstar. E da come puoi notare alle mie spalle c'è lo stand. Questo stand l'ho acquistato all'IKEA, me lo chiedono sempre tutti. Questo stand IKEA 9,90. Ma come puoi vedere la presenza dello stand alle mie spalle, con cose appese a grucce, all presaldi. Perché tanti negozi, soprattutto i negozi di catena, ma non solo, ma insomma tanti negozi fanno i saldi prima dei saldi. Però fin quando mi dicono 20 ci penso. Quando mi dicono 50, in generale 50, mi è arrivata un'email da parte di Intimissimi, che è per i possessori della Fidelity Card, che io posseggo modestamente a parte, c'era lo sconto del 50%, per cui sono andata. Però in questo video ti mostro anche due capi Zara. Il primo, guarda, me lo sparo subito, le indosso in questo momento. È una maglietta di una semplicità incredibile. L'unica peculiarità, tra virgolette, è il fatto che abbia la cucitura qua dietro. Ma proprio a livello di forma non è chissà che cosa. La indosso in questa foto, dove impavidamente indosso i jeans in piena estate. Una pazza. Allora, sai perché ti consiglio questa maglietta? Intanto costa poco, credo che sia costata sui 12 euro, perché questa l'ho comprata veramente diverse settimane fa. Secondo poi, il tessuto è stupendo, è leggerissimo, sembra garza. La trovi bianca, nera se non sbaglio, e poi c'è pure a righe orizzontali bianca e blu, però un blu molto scuro. Questo è un capo che io sinceramente ti consiglio. Non è il primo capo Zara che acquisto di questo tessuto. Oppure una maglia molto larga che risale a tante taglie fa, però la continuo a utilizzare, non me ne frega niente perché mi piace, pure un cardigan. Straconsigliato questo tessuto, freschissimo, leggerissimo. L'altro capo Zara che ti mostro è questa tuta, che se tu lo vedi all'applicazione dici tuta. L'ho vista di presenza e facevo passa e spassa. Ma mi piace, non mi piace, mi piace, non mi piace. Mi attirava, no? Anche ho deciso di provarla, l'ho provata e l'ho comprata. Questa l'ho acquistata senza saldi. Allora, è carina, è di quelle con il taglio a culotte, si chiama, che spezzano la caviglia. Devo dirti che io ho molto snobbato questi pantaloni così a culotte. Ora mi sto lanciando, ho comprato questa tuta. La peculiarità di questa tuta è la manichetta, che mi piace veramente tantissimo come cade, e poi dietro ha questi due cosi che si legano a fiocco e che la stringono un pochettino, ecco, perché la tuta è molto 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 ampia. Da provare assolutamente, da non comprare. Questo è uno di quei capi che secondo me bisogna provare e non bisogna acquistare così sulla fiducia. Quello che stai vedendo è il codice ed è costata 25,95 euro. Passiamo a Intimissimi. Io volevo un abitino in particolare, soltanto che ovviamente non era tra gli articoli selezionati. C'era scritto nuova collezione di 3 mesi fa. No, non era nuova collezione, però non l'hanno messo sotto sconto. Ma ti mostro, cioè non sono tornata a casa a mani vuote, se ciao. Comincio con lei, questa giacchetta. Allora, ciao, sono Annalisa e compro giacchette. Ti vorrei ricordare che io ho una buona collezione di giacchette. Beccata col 50, becco la misura, mi piace come mi sta. Mi piace perché lo posso tenere aperta a kimono, ma posso mettere anche una cintura e chiuderla e essere un pochettino più formale. È composta 60% di lina, 30% di viscosa, 10% di poli, qualche cosa. Questa è versatile, secondo me è versatile anche come taglia, perché se hai il problema delle braccia, la manica è abbastanza larga, quindi quanto vale almeno provarla. Questo è il codice della giacca, prezzo pieno 59,90, l'ho presa al 50%, mi dovrei fare calcolo, circa 30 euro. Ti mostro l'altra cosa colorata, perché dopo di che parte la fiera del bianco, l'altra cosa colorata, perché poi vedi che colore, è questa maglia blu. Questa non te la faccio vedere indossata perché in realtà è una semplicissima maglia, punto, non è chissà che cosa. Però a me piace molto come mi sta il blu, devo dire che ogni volta che io invidio indosso qualcosa di blu, qualcuno lo segnala sempre nei commenti, lo sai che ti sta bene il blu? Anche a me piace come sta il blu. Questa maglia ha l'unica peculiarità, diciamo la particolarità di questa maglia, è il fatto che abbia la parte inferiore così un po' lunghetta e tondeggiante. Questa è in modal, quindi se non ti senti a tuo agio con le maglie un po' aderenti, prendila una taglia più grande, perché questa tende ad accompagnare il corpo. Ecco il codice della maglia, costava 19,90 a prezzo pieno, l'ho presa con il 50. Quanto mi piace questa? Non puoi capire, no, ma proprio non te lo so manco spiegare quanto mi piace. È costata pochissimo, perché questa qua costava 30 euro, l'ho presa col 50, è costata poco. Praticamente se tu la guardi così, è una maglia bianca ampia, ci sei, con la manichetta ampia e lo scollo rotondo. A me piaceva già tanto, già solo il fatto che avesse questo scollo rotondo molto ampio, quasi a barca. Praticamente ha in dotazione questa cintura tipo satin, ma non è satin, puro satin di plastica, ecco, perché per quello che costa.
che ha righe bianche e blu. Allora la puoi mettere o sotto il seno e lo fai un po' a impero, o la metti a altezza dita e la metti a sbuffetto, è molto molto carina. Il fatto di avere lo scollo così largo permette pure eventualmente di abbassare una spallina e fare la tavola sensuale, no? La maglia è ampia e senza il cinturino ovviamente di per sé si può utilizzare come maglia, però mi piace da abbinare con questa cintura, perché secondo me questa maglia sta bene sia con un paio di pantaloni blu come quelli che ho comprato all'UBS, ho mostrato nell'haul dell'altra volta, che con un paio di jeans, un bel paio di pantaloni bianchi, una gonna bianca, questa pusciacca e comunque questa cintura così in satin puro di plastica bianca e blu. Questa secondo me è molto versatile, mi è piaciuta, l'avevo vista prima, però per un motivo o per un altro non la prendevo mai, anche se a prezzo pieno tutto sommato non costava tantissimo, però l'ho presa con 50 e come si dice a Palermo, il signore glielo paga. Ecco il codice della maglia, che risulta essere color talco, ed effettivamente è color talco, non è bianco candido. Costava 29,90 prezzo di partenza e l'ho presa col 50. Ho preso un capo basic che non ti faccio vedere indossato perché obiettivamente è super basic. Allora, d'estate tendo a cambiarmi non solo tutti i giorni ma più volte al giorno, quindi io ho bisogno sempre di maglie in ricambio. D'estate io ho notato che prediligo il bianco, prima prediligevo il nero, adesso mi piace come mi sta il bianco, cioè adesso negli ultimi anni, quindi ho preso questa maglia basic. È proprio, guarda, una maglia di una banalità allucinante, cioè una canotta a spalla larga con scolla B, punto. Questo cane abbaia insistentemente da giorni, credo di non sopportarlo più, ma vabbè. Comunque ti dicevo, sai, sono di quelle maglie sempre in modal, quindi se non ti piace l'aderenza o se pensi che ti sia stretta prendi una taglia in più. Comunque c'era bianca, nera, grigia e credo blu, ma non ne sono sicura. Questi bianca, nera e grigia sono certa. Comunque l'ho presa perché è uno di quei capi che mi serve proprio per cambiarmi. Quelli che io lavo e rilavo, lavo e rilavo, lavo e rilavo, no? Ecco il codice della maglia. Costava 15,90 prezzo di partenza, quindi tutto sommato si poteva fare già anche a prezzo pieno, però l'ho presa con il 50% di sconto. Prima di farti vedere l'altro capo basic che ho preso, ti faccio vedere perché ho preso quel capo basic. Allora, l'avevo visto in nero e l'avevo provato in nero, ma non l'avevo preso perché poi quel giorno ad Intimissimi ho comprato altre cose e poi ho rinunciato a quel body. Io in quel momento ovviamente ancora non avevo preso colore, non ero stata al mare, comunque non c'era ancora il tempo, per cui anche camminando per strada io comincio a diventare scura, quindi sì, andando al mare mi abbronzo, ma camminando per strada comincio a cambiare, divento sempre più scura anche solo in viso. Quindi quando l'ho provato in nero mi piaceva da morire come mi stava in nero, era sotto sconto, ho detto vabbè me lo prendo. L'ho provato sia nero che bianco. Nero mi moriva, bianco mi piaceva da morire. Ti parlo di questo body. Vabbè, la parte inferiore è quella con i bottoncini, ovviamente in cotone. La parte superiore è in questo sempre chiffon di plastica. No, te lo dico di che tessuto è, perché 95% viscosa, 5% elastan. Allora, praticamente sta aperto sul davanti. Sia sul sito che i manichini che avevano in negozio avevano messo dei top a fascia all'altezza seno. Si usano tanto questi top a fascia oppure questi bustini, queste cose così. Allora, io sinceramente non mi sento molto a mio agio nell'uscire in questo modo, per cui questo body l'ho accompagnato con questa canotta bianca che si è incastrata. Con questa canotta bianca, che è una canottierina bianca semplicissima, niente di che, però la canottierina, che è costata poco, è anche questa, è uno di quei capi che io uso e riuso, lavo e rilavo, quindi poco male che ho comprato un'altra canotta bianca, ma perché obiettivamente io ne ho già un paio e le uso tantissimo, per me sono indispensabili, ma è più senza. Ma ti devo dire che questo body, guarda, con la pelle abbronzata, allora mora, pelle abbronzata, ho fatto oh, bello, ma proprio mi piace solo perché era molto luminoso. Nero mi moriva da morire, mi stava bene e mi piaceva come mi stava, tanto che sono stata indecisa, però obiettivamente bianco mi stava meglio, cioè proprio non lo so, secondo me ho fatto bene a prenderlo bianco. Credo proprio che sarà uno di quei capi che io utilizzerò tanto, perché sta bene un pochettino con tutto, poi lo posso utilizzare per un, non so, un outfit un po' più impegnato che con un outfit diciamo meno impegnato, però sempre un pochettino, per me si dice sistemato, quindi quando mi vesto sistemato. Obiettivamente nero è stupendo.
stupendo. Se l'avessi preso nero, avrei preso anche una canotta nera da mettere sotto. Anche perché comunque lo scollo arriva fino in basso, arriva fino all'ombelico, cioè praticamente è tutto scollato, punto. Mettere solo il reggiseno, soltanto una fascia, non mi piace, perché poi vedi, obiettivamente è un capo fine. Si rischia di fare diventare volgare una cosa fine, secondo me, o comunque per il mio punto di vista. Poi in ogni caso sull'eleganza o l'essere più o meno eleganti ne possiamo parlare all'infinito, perché l'eleganza è innata, non è il capo che fa l'eleganza. Si è eleganti anche con un pantalone del mercato, dipende come ci si muove e come ci si comporta con gli altri. Questo è il mio pensiero sull'eleganza, rilevante ai fini del video. Anche questo viene segnato come color talco, ed effettivamente è color talco, non è bianco candido, è proprio color talco. Mi piace questa definizione color talco. C'è stato un periodo da intimissimi c'era un colore che io chiamavo rosa petalo e mi ha detto no, è conchiglia. Ah, conchiglia. Mi piace il nome che danno. Comunque, questo è il codice dell'articolo. Fa molto Anna Laura Ribas questa cosa del codice, molto televendita. Costava 35,90 prezzo di partenza, l'ho preso ovviamente con il 50. Allora, questa è stata la prima ondata di shopping da saldi. Approfitto dei saldi anche in questa occasione, fra qualche settimana ci rivediamo. Voglio comprare un paio di sandali. Ci vediamo fra qualche settimana con un altro haul. E ci vediamo dopodomani con un altro haul. Beauty. Cose stupende. Non ti dico altro, di tutti i prezzi, cose che io ho già utilizzato e che mi piacciono da morire. Ce ne fosse una che non mi piace, meno male. Ci vediamo col video haul dopodomani, guarda. Video haul beauty. Cose veramente straconsigliate. Se il mio video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un pollice in su. Allora, dopodomani con il video haul beauty. Ciao.